Eccoci qua, ben trovati, nuovo appuntamento di Biblioterme direttamente dal caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini. Benvenuti a Roberto Pinocchi e Bruno Fortina, i nostri due storici ricercatori del gruppo. Buongiorno. Allora, buongiorno, ben trovati. Ciao. Oggi ci portate al cinema. Sì, oggi facciamo una cosa un po' diversa rispetto al solito. Le precedenti puntate, diciamo così, si erano basate soprattutto su fotografie. Questa volta invece ci rifacciamo alle immagini, quindi da dei filmati di una duplice natura. Il primo che faremo vedere sarà un filmato storico. Faremo vedere per gli amici che sono qua a Biblioterme, mentre per voi che ci seguite online su Facebook, diciamo subito la pagina. Pagina Montecatini Terme nel cuore. Bene, andiamo avanti. Eccoci. Sì, quindi ora stamattina, quindi la puntata di stamattina, faremo vedere dei filmati storici che si riferiscono agli anni 30 soprattutto e poi al dopoguerra, con moltissimi avvenimenti che sono successi a Montecatini, qualcuno di ordine turistico, diciamo così, come la sfilata dei fiori, però c'è anche per esempio l'inaugurazione della stazione ferroviaria, insomma ci sono molti filmati interessanti. Dopo questi invece ci sarà un filmato che è stato prodotto alcuni anni fa, che in pratica compendia in sé tutti i film, molti dei film che si sono svolti, che sono stati girati a Montecatini, quindi una cosa interessante anche quella. Esatto. Bruno, ma trovare tutti questa documentazione, caricarla sul social, perché noi diciamo faremo vedere, no? Ma i nostri amici devono andare sul social appunto per recuperare tutte queste belle informazioni che stiamo raccontando. Quanto tempo ci hai messo? Ogni tanto mi ci metto, sicché dopo anni e anni si cerca di qua, di là, di vedere se si ritrova qualcosa, e film luce, c'è varie cose, sono tanti siti dove hanno film. Io li prendo, li metto lì e cerco di farli vedere a tutti, che siano alla portata di tutti. Montecatini è una passione, Roberto. Beh sì, è una passione, perché come ho avuto occasione di dire in altri momenti, è un paese poi che dà molti stimoli, perché il passato non è antichissimo, diciamo. Si parla del paese del termale, quindi si parla di due secoli, che non sono pochi ma non sono nemmeno moltissimi, e quindi dà molti stimoli, perché è stato intanto frequentato da moltissime persone che a rammentarle ora sono persone come se in un paese turistico ora tutti gli anni ci andasse il Papa. Dicevi, noi siamo su, quindi... siamo su una scala, no? Su una scala che ci sono montati re, eh? Sì, sì, qui sono saliti, come diceva Bruno prima, questa scala probabilmente ha visto passare sui suoi gradini tutto il mondo, a partire da un secolo a questa parte, perché l'inaugurazione del Tettuccio attuale è del 1928, quindi un secolo in pratica. E qui ci sono passati dai regnanti, agli artisti, ai giornalisti, ai politici, in pratica di tutto il mondo. Di tutto il mondo, eh. Senti Bruno, la cosa più curiosa che hai trovato? La cosa più curiosa che ho trovato sono dei filmati che stamani purtroppo non posso far vedere. Sì, forse uno c'è, sì. Però su Facebook, noi ricordiamo sempre Facebook, ricorda la pagina. Certo, Montecatini Terme nel cuore. Ecco, lì sì, qui sì, vai. Tutti. Quindi. Muti, cioè bello. Girati dal 22 al 26. Sicché sono muti, non sono, diciamo, è una cosa bella, perché non è nitida, è un po' evanescente, è come se fosse il passato evanescente. E si spera che ci sia qualche restauratore che lo rende attuale. Oh, sicché restauratori di pellicole, immagino, giusto? Di pellicole e di stabilimenti. E di stabilimenti. Fatevi avanti, io vi dico grazie mille. Voi siete proprio il fulcro centrale, la storia di Biblioterme. Grazie davvero. E voi continuate a seguirci. Ciao. Ciao. Ciao.